Sulla testa di Giancarlo Gallan, forzista ex presidente della regione Veneto, pende una richiesta di custodia cautelare in carcere. L'ha avanzata la procura di Venezia, che lo accusa di aver preso tangenti per gli appalti del Mose, tangenti che sarebbero serviti per ristrutturare, tra l'altro, anche la sua bella villa. Gallan e la moglie Sandra si difendono, sostenendo che su quella villa hanno chiesto un mutuo. E un mutuo effettivamente hanno chiesto, un mutuo di importo notevole da restituire in 8 anni e 2 mesi. Ma difficilmente gli italiani se lo sarebbero potuto pagare un mutuo così. Ecco qui il reddito di Giancarlo Gallan, 41.340 euro dichiarati alla Camera con 11.640 euro di tasse. Questo significa un netto di 29.700 euro all'anno. Questa è la moglie Sandra. Anche la moglie Sandra ha depositato alla Camera il suo reddito. Il reddito lordo è 88.553 euro, paga 30.000 euro di tasse e alla fine le rimangono in tasca 58.516 euro. Facciamo i conti in tasca ai coniugi Gallan: di netto all'anno loro percepiscono 88.216 euro. Dichiarazione dei redditi 2012. Questa è la famosa villa dei Gallan a Este, provincia di Padova. Su questa villa esiste effettivamente un mutuo, è stato stipulato curiosamente dopo i primi arresti dell'inchiesta con Veneto Banca. Il valore è 1.850.000 euro, ha una durata di 8 anni e 2 mesi e un tasso del 4,2%. Le rate semestrali sono di 75.000 euro, vale a dire 150.000 euro all'anno. All'ultimo anno resta però una rata da pagare in unica soluzione, 725.000 euro, per estinguere il mutuo. Ma come fanno i Gallan a pagare quel mutuo, 150.000 euro all'anno, quando loro ne guadagnano 88.000? C'è un buco di 61.000 euro che nessun cittadino sarebbe in grado di pagare.